Bentornati amici investitori, nuovo appuntamento con Vivere di Dividendi. Anche oggi ho voluto portarvi un ospite davvero, davvero d'eccezione. Ciao Filippo e benvenuto. Ciao Domenico, grazie per avermi invitato nel tuo canale e ciao a tutti. Ah, sono davvero contentissimo oggi di avere Filippo Angeloni. Per chi ancora non lo conoscesse su YouTube, ovviamente vi invito ad andare a vedere il suo canale. È un esperto a livello nazionale, possiamo dirlo tranquillamente, sulle criptovalute. Sei stato uno dei precursori anche su YouTube delle No, criptovalute. su YouTube. Purtroppo non sono stato uno dei pionieri su Bitcoin, però su YouTube forse sì, in parte sì. O almeno quello che prima di tutti ha portato al grande pubblico su YouTube le criptovalute, hai anche poi ovviamente espanso le tue competenze, hai fatto anche dei corsi, quindi per chi volesse approfondire il tema, il mondo delle criptovalute, ovviamente vi rimando ai video, al canale di Filippo ed eventualmente ai suoi corsi. E oggi ti ho invitato Filippo proprio perché io ti seguo da tanto tempo sull'aspetto dei Bitcoin, ho imparato tanto da te perché non sono il mio pane quotidiano. E c'è stato un evento molto molto importante, ovvero l'halving di Bitcoin. Avevo già fatto un video, magari ve lo lascio qui sopra in linkato. Abbiamo una playlist dedicata ai Bitcoin con delle collaborazioni fatte con Marco Cavicchioli anche, ma abbiamo parlato dell'halving. Adesso forse non è successo quello che ci si aspettava. Ma innanzitutto ti chiedo cosa ci dovevamo aspettare da questo halving, innanzitutto. Allora, nel breve periodo ci dovevamo aspettare, e più in particolare io mi aspettavo più volatilità su Bitcoin, più che altro a ribasso. Pensavo che il prezzo sarebbe sceso, io personalmente, fino ai 6-7 mila dollari. Non è stato così. Noi venivamo in realtà dalla data dell'halving, poco prima dell'halving, cioè per effetto coronavirus e pandemia, venivamo da un enorme calo perché Bitcoin aveva perso il 50% con questo effetto. Sia dei mercati che anche i mercati tradizionali erano scesi, ma anche appunto sicuramente per la pandemia, per il coronavirus. Poi, dopo questo calo del meno 50%, che era in 1 o 2 giorni, ha perso il 50%, quindi asset estremamente volatile, però avvicinandoci all'halving è praticamente ripreso tutto il suo valore, Bitcoin, quasi, diciamo quasi tutto. Io mi aspettavo una discesa, almeno nel breve periodo, sui 6-7 mila dollari. Non è stato così. Bitcoin, devo dire che ultimamente, paradossalmente, è rimasto abbastanza stabile e poco volatile. Nell'halving cosa ci si attende in realtà? Non ci si attende un aumento di prezzo improvviso subito dopo dalla data dell'halving. Storicamente non è mai stato così. Anzi, storicamente, dalla data dell'halving, i primi mesi magari il prezzo, tende a scendere. Sempre sceso storicamente, poi dopo magari un 12-18 mesi dalla data dell'halving invece parte la vera, almeno storicamente, partita sempre la vera bull run, cioè il Ok. mercato toro su Bitcoin. Il mercato toro su Bitcoin è un mercato potentissimo, nel senso è un trend potentissimo. I trend su Bitcoin sono pazzeschi, nel senso sia a rialzo che a ribasso. Mai scommettere contro Bitcoin quando c'è un trend in atto perché vi fate malissimo, non si fermano. Le persone poi impazziscono su Bitcoin, ancora c'è cioè, sia euforia quando sale, c'è cioè, un'euforia che non vedi in nessun asset, neanche su azionario americano, anche quello è un asset che sta spingendo tantissimo, un trend potentissimo, magari ultimamente sta calando, adesso si è ripreso, però è un trend potentissimo. Azionario americano, ma Bitcoin ha un trend die forse 10-100 volte più forte quando c'è un trend, sia a rialzo che a ribasso. Quindi dall'halving inizialmente ci si aspettava una caduta di prezzo, non è stato così, perché più o meno il prezzo si è mantenuto stabile se non è salito di poco, di qualche centinaia di dollari, mi sembra. E quello che ci aspettiamo tutti è che tra qualche mese, quando ci si ricorda della scarsità di Bitcoin, già, ad esempio, i Bitcoin presenti in exchange stanno calando. Questo vuol dire che c'è sempre più scarsità. Poi, quando le persone del mercato capiscono la scarsità, il prezzo tende a salire e tende a salire veramente in maniera estrema, come dicevo prima, su Bitcoin. Quindi ci si aspetta un po' questo dall'halving. Prima di volevo approfondire appunto questo aspetto importantissimo della probabile o comunque dell'attesa bull run che avremo quindi tra una decina di mesi ormai, si spera o si prevede. Ma prima di arrivare a questo punto, volevo aprire una parentesi per
per quello che è successo qualche tempo fa, quando è crollata la borsa, è crollato anche Bitcoin. Anche qui, devo dire, a differenza di quello che ci si attendeva, perché abbiamo molto spesso visto, comunque creduto, che Bitcoin potesse essere o sarà il nuovo oro digitale, perché più magari che come valuta di mezzo proprio di scambio, proprio come oro digitale. Ma è caduto insieme alla borsa, insieme all'oro. È successo qualcosa di molto, molto particolare qualche mese fa. Come ce la spieghiamo e quale nuova ottica può prendere Bitcoin da questi episodi che succedono? Sì, allora, anch'io, io in realtà ho calcolato anche le correlazioni tra Bitcoin e gli altri asset, per ora è veramente scorrelato, nel senso è una correlazione di zero con tutti gli asset, praticamente sia oro sia azionario, quindi non segue, almeno nel medio e lungo periodo, gli andamenti e i movimenti degli altri asset. Però è vero, in quell'occasione, sia Bitcoin, ma in realtà tutti gli asset sono colati a picco, perché anche l'oro, come dicevi, è colato a picco. Ad esempio nell'oro mi ricordo botte di meno 5% al giorno ci sono state, che sull'oro è parecchio, e quindi sono saltate in quel momento tutte le correlazioni o le decorrelazioni. In realtà quando ci sono crolli pesanti di borsa, almeno inizialmente, saltano le correlazioni, è sempre stato così. Se andiamo a prendere le altre recessioni o gli inizi di crolli di borsa, inizialmente quando crolla, l'azionario crolla tutto, tutti gli asset. A questo giro non si è salvato nessun asset, solo le obbligazioni brevissimo termine e quelle di paesi come l'America magari e l'Europa, e si è salvata paradossalmente la liquidità, quindi le valute fiat come dollaro e euro si sono salvate, però poi tutti gli altri asset, che sia immobiliare, che siano rate, che siano obbligazioni lungo periodo, anche governative americane o societarie americane o azionario di ovunque, insomma oro, è sceso tutto, più di tutti è sceso Bitcoin, perché ha perso un meno 50, l'azionario americano un meno 30, l'azionario italiano un meno 40 era arrivato, e al momento il Nasdaq e Bitcoin sono gli unici asset che hanno recuperato tutto, anche l'oro in realtà, adesso è sceso un pochino ultimamente in questi giorni, però diciamo che sono gli asset che hanno recuperato tutto. Quindi, per come la vedo io, quando ci sono crolli importanti, nel breve periodo crollano tutti gli asset, saltano tutte le correlazioni. Poi, se vediamo adesso, già le correlazioni sono ritornate nei mercati, sembrerebbe, in questo periodo, per fortuna, perché la cosa che mi ha spaventato anche a me quel crollo là, devo dire, perché non tanto per l'azionario, perché l'azionario deve avere un'alta volatilità, è normale, deve essere così, non deve salire e basta l'azionario, però almeno altri asset devono essere decorrelati, no? All'azionario, altrimenti non ha senso neanche crearsi un portafoglio diversificato, altrimenti se non ci sono le decorrelazioni vado solo all-in su azionario. E quindi, ma quindi anche sì. Tu ti aspetti, cioè comunque vedi il Bitcoin come il nuovo oro digitale, oppure quale altre posizioni, quale altre attività prevedi che Bitcoin, quali ruoli possa giocare nel futuro Bitcoin? Io Bitcoin, almeno per ora, lo vedo come oro digitale, e quindi come un asset che non sia inflazionabile facilmente, così come è l'oro fisico. E al momento non vedo altre finalità a livello finanziario. Sì, può servire per diversificare il portafoglio, eccetto per piccole giornate, per piccoli magari archi temporali, può servire per decorrelare il portafoglio, per abbassare il rischio di portafoglio, però adesso vedere Bitcoin come una moneta con cui magari pagare e utilizzarla nelle spese di tutti i giorni è ancora prematuro, nel senso non permette facilmente questo utilizzo ancora Bitcoin. Quindi vedo Bitcoin come un oro digitale, nel senso un modo per detenere ricchezza in maniera decentralizzata. Ci sono i suoi rischi, nel senso devi essere responsabile tu del tuo denaro, perché se perdi magari il seed, le parole di recupero, e perdi accesso magari al wallet Bitcoin, perdi tutto praticamente, quindi devi stare attento. Però è un metodo non sono per dei casi rari, c'è gente che perde i soldi in questa maniera stupida, se vogliamo ce ne sono tanti. Sì, tantissimi, soprattutto nel periodo iniziale, dove magari Bitcoin valeva pochi centesimi, una persona era tentata anche a non mettere in sicurezza quel wallet, la Bitcoin, perché dice vabbè sono, che ne so, 2 euro, non sto così tranquillo, però questi 2 euro sono diventati magari 10, 100 milioni e adesso si mangiano le mani.
Però anche adesso ci sono persone, ve lo assicuro, perché ricevo email e ho visto succedere cose brutte, persone magari che hanno perso anche 100.000 euro per non essersi salvati il SID in maniera corretta o per mille altri motivi. E quando succedono queste cose, se perdi il SID e non hai più l'accesso al wallet, è perso tutto. Nel senso, io non ti posso aiutare, nessuno ti può aiutare, nessuno ti può ridare i tuoi fondi. Quindi bisogna stare attenti, però Bitcoin è un metodo per non perdere il potere di acquisto, almeno nel lungo periodo, non nel breve, perché nel breve può succedere di tutto su Bitcoin, è molto volatile, però nel lungo almeno Bitcoin ha mantenuto il suo potere di acquisto e anzi l'ha aumentato di parecchio. Quindi vedo questo utilizzo. Ma quindi è sensato tutti quelli che pensano di comprare Bitcoin come investimento? È una cosa che secondo te è sensata, e se sì, come dobbiamo farlo poi alla fine? Allora, adesso ci arriva questa domanda. Intanto, premessa, tantissimi si avvicinano a questo mondo con l'idea di diventare ricchi. Quindi sì, un po' non tanto investimento ma speculazione. Ormai non si può più diventare ricchi con Bitcoin, a meno che non lo siate già e investite magari 1 milione su Bitcoin, allora potreste fare molti più soldi, però ormai è troppo tardi, nel senso Bitcoin già vale 10.000, più o meno 10.000 dollari, anche se fa adesso un per 10, quanto fai? Se ci metti 1.000, non so, se ci metti 1.000 euro ne farai 10.000, insomma non diventi ricco, ormai è troppo tardi, ormai l'opportunità grande è andata. È sbagliato vedere Bitcoin come un investimento, perché gli investimenti tecnicamente sono su qualcosa che riesci a valutare, tu lo sai bene, perché ti occupi anche di analisi fondamentale, no? Quindi devi sapere qual è il valore intrinseco, il giusto valore di un asset, devi sapere quanto ti può rendere tra 8 anni, eccetera. Quindi anche Warren Buffett, ad esempio, vede malissimo sia l'oro che Bitcoin. Perché lo vede malissimo? Perché non sono asset produttivi, né l'oro né Bitcoin, non danno dividendi né cedole, e appunto non li puoi valutare, non è che c'è un bilancio sotto e dici ok, ci sono certi fatturati, c'è questa crescita sugli utili, vari indici, vari multipli di bilancio, non lo puoi fare né con l'oro né con Bitcoin. Quindi tecnicamente, se la definizione di investimento è anche solo quella di poter calcolare un valore intrinseco, non lo possiamo definire un investimento. Tu sulle azioni puoi vedere il prezzo e il valore, no, dell'azione, che poi dovrebbe tendere ad uguagliarsi nel lungo periodo. Su Bitcoin e sull'oro non lo puoi fare, perché non c'è modo di capire il valore reale di Bitcoin, rapportarlo a un prezzo e capire se è giusto o meno. Quindi non lo vedo più tanto come investimento, a meno che non lo si inserisce in un portafoglio in piccole percentuali, senza che si va a scommettere e andare all-in. Allora, inserire Bitcoin in piccola percentuale su un portafoglio, paradossalmente ti può abbassare la volatilità di portafoglio e ti può abbassare il rischio di portafoglio. Allora si potrebbe parlare di investimento su Bitcoin. Altrimenti è più speculazione. Però comunque sia, è da sapere che non si può più diventare ricchi con Bitcoin, ormai è troppo tardi. Quindi lo trattiamo anche in questo caso come se fosse, diciamo, oro. Ovviamente magari rispetto all'oro possiamo dire che abbiamo delle potenzialità di crescita superiori, teoricamente, quindi ci può stare all'interno di un portafoglio come controbilanciamento, come asset decorrelato, in percentuali comunque, diciamo, piccole o comunque contenute, per non andare all-in sul Bitcoin. Sì. Perfetto. E i rischi, quindi, per chi compra Bitcoin, cosa dobbiamo conoscere e come sarebbe meglio poi acquistarlo, con quali strumenti? Ok, allora innanzitutto, prima di fare speculazioni o investimenti su Bitcoin, è bene capirlo al meglio. Quindi non voglio vendere i miei corsi, però ormai anche su YouTube ci sono tantissimi anche contenuti gratuiti. Quindi prima è meglio capire Bitcoin, come mettere in sicurezza un wallet, quale exchange utilizzare, e poi magari si investe. Però prima è meglio sapere di cosa si sta parlando, perché sono comunque soldi, quindi se vai a investire lì sono comunque soldi, devi stare attento, cioè nessuno vuole perdere soldi, è normale. Su Bitcoin, cosa straimportante è utilizzare exchange sicuri, abbastanza sicuri, e quelli sicuri sono i maggiori. Ad esempio, per chi ha le prime armi, Coinbase va bene. Per chi è un pochino più avanzato, Coinbase Pro, Bitstamp, Kraken vanno bene come exchange.
conviene acquistare con il bonifico, non con la carta di debito, credito, perché con il bonifico ci sono commissioni più basse di acquisto. Se acquisti con la carta, le commissioni sono abbastanza alte, solitamente vanno dal 3 al 5%, quindi sono alte. Tu con il bonifico riesci anche a acquistare uno 0,20% in alcuni exchange. Sugli exchange non sono banche, anche le banche per carità possono fallire, però gli exchange possono venire hackerati, possono fallire, quindi non lasciare Bitcoin e criptovalute in exchange, perché se crolla l'exchange perdete i vostri fondi. È già successo così più volte, sono caduti tantissimi exchange, c'è chi si è rialzato e ha rimborsato i clienti e c'è chi è saltato per aria e addio Bitcoin. Quindi non lasciate Bitcoin sull'exchange, trasferitelo nei vostri wallet, però anche lì bisogna vedere che wallet utilizzare, cioè c'è tanto da sapere, perché ci sono wallet, quindi portafogli Bitcoin per il computer, per il desktop, per il cellulare, ci sono gli hardware wallet che sono delle chiavette come questa qua, questa è Ledger Nano S. Ognuno ha dei vantaggi e degli svantaggi. Per probabilmente cifre pesanti è meglio utilizzare il Ledger o il Trezor, quindi categorie di wallet del genere. Per cifre più contenute va bene anche un wallet sul computer, però bisogna mettere in sicurezza il wallet e non bisogna mai dare chiavi private né seed ad altre persone. Perché se io so, ad esempio, il seed di Domenico, il seed è una parola di recupero che mi consente di ripristinare l'accesso al mio wallet Bitcoin, se perdo l'accesso al wallet Bitcoin, io se conosco il seed, quindi le parole di recupero di Domenico, io posso rubare i soldi a Domenico. Quindi ho visto succedere casi che pure in famiglia si sono rubati i soldi tra figlio e papà, magari, no? O tra figlio o figlia e madre. Ho visto cose pazzesche. Oppure ci sono persone che perdono proprio le parole di recupero, magari gli si rompe il ledger o glielo rubano o lo perdono, e lì si perdono soldi. Quindi okay, le cose così basilari sono queste: non lasciare criptovalute su exchange, utilizzare gli exchange più conosciuti e trasferire Bitcoin o altre criptovalute su wallet sicuri e mettere in sicurezza tutte le password. Questo. Quindi lo compro tramite un exchange, sì, e poi trasferisco questo valore sul mio wallet personale, che come ci hai spiegato può essere sul computer, può essere hardware, però devo poi curarmi della sicurezza delle mie password, delle mie, sì, seed e del mio wallet sostanzialmente. Sì. Se ti faccio un esempio, se tu scrivi su un pezzo di carta il seed, le parole di recupero, le lasci in casa, c'è un terremoto, la casa viene giù, oppure c'è un incendio, la casa viene distrutta, magari questo pezzo di carta può essere distrutto. Se tu avevi messo tutto dentro qui, dentro questa pennetta, e questa pennetta è dentro casa, il seed è dentro casa, la casa si distrugge, tu hai perso i fondi magari, no? Se invece tieni queste parole di recupero su più posti, magari ti salvi, no? Ci sono tante strategie. Poi ci sono wallet anche che sono dei pezzi di carta, i paper wallet si chiamano. Ci sono veramente tante cose da seguire. Quindi per questo dico, prima di investire su Bitcoin o di speculare su Bitcoin o di fare trading, è bene conoscere almeno le basi, almeno sicuramente le basi. Perché poi altrimenti si perdono soldi. Io ho visto perdere cifre importanti, quindi son danni estremi. La stessa cosa vale per broker come per esempio eToro, è uno dei più conosciuti perché permette di fare trading su tantissime criptovalute, credo sia quello che ha più criptovalute di tutte. Valgono gli stessi ragionamenti? Allora, adesso eToro non so, allora in passato eToro trattava CFD, quindi se tu compravi Bitcoin non compravi veramente Bitcoin, compravi un CFD, okay, un contratto per differenza che replicava l'andamento del Bitcoin. E quindi lì in realtà è impossibile perdere i Bitcoin, perché non sono realmente Bitcoin quelli là, sono CFD. Tra l'altro eToro è anche ben regolamentata, quindi lo vedo difficile. Adesso non so se hanno aggiornato, se volevano farlo, non lo so in realtà, non ho più visto, se adesso trattano Bitcoin reali. Se adesso trattano Bitcoin reali, e forse sì. Credo anche di sì, lì non te lo so dare al 100%, però ho ricevuto un'email proprio qualche giorno fa che dovevo approfondire, dove appunto parlavano tipo di wallet, però devo approfondirla. Sì, e quindi se anche eToro permette l'acquisto di Bitcoin reali,
è meglio avere il possesso, è sempre meglio avere il possesso dei propri soldi e delle proprie ricchezze. Quindi spostarli sul Sì. proprio wallet Sì, sì, sostanzialmente. sì, sì. Perfetto. Ci vuoi in chiusura, vuoi aggiungere qualche altra cosa per chi appunto sta pensando di investire o comunque vuole usare Bitcoin? Quali, diciamo, dei maggiori rischi oppure maggiori punti di attenzione prima di fare qualsiasi investimento? Allora, intanto ripeto, è meglio sempre studiare prima di lanciarsi. Si può fare anche una prova con poco. Se siete proprio all'oscuro del mondo Bitcoin, volete fare una prova con poco, utilizzate ad esempio Coinbase. Coinbase è un exchange facilissimo da utilizzare, hanno reso il layout veramente e l'esperienza dell'utente semplicissimo. Costicchia perché ti fanno pagare la semplicità, quindi in commissioni paghi, però per piccole cifre va bene, per fare le prime prove va bene, quindi utilizzate Coinbase, provate a mandare un bonifico là, provate ad installarvi un wallet, a mettere in sicurezza tutte le parole e provate a trasferire tra wallet e exchange anche più volte i Bitcoin, così iniziate a capire come si anche movimentano i Bitcoin. In realtà sembra difficile, però in realtà è semplicissimo, perché su Bitcoin c'è una chiave pubblica che corrisponde all'IBAN, è come l'IBAN bancario. Quindi è come se fai una transazione con l'home banking quando mandi magari un bonifico. Però per chi è all'oscuro anche dell'home banking, magari le prime volte può, ad esempio i miei genitori no, non sanno fare neanche il bonifico dall'home banking e adesso gli sto facendo varie prove, no? Gli sto facendo fare varie prove lì. Quindi sprovatevi anche con poco, anche con 10-50 euro, che è una cifra che è impossibile nel senso no, non vi fate né male, anche se per 50 euro non vi fate né male, è una cifra che comunque non consente di arricchirsi assolutamente con Bitcoin. Quindi fate una prova con poco e studiate, studiate, e poi se la situazione vi piace, vi interessa, magari iniziate a vederlo come un asset, come modo per detenere valore in maniera decentralizzata. In realtà, apro questa piccola parentesi, proprio l'altro giorno un mio follower, Antonello, mi ha inviato addirittura tramite Telegram una criptovaluta che si chiama Dash, credo, Probabile, probabile, sì. che si riesce a gestire tramite Telegram. Non ci ho capito niente, come al solito, Sì, ovviamente, forse da infatti. alcuni bot, adesso hanno creato alcuni Sì. bot, credo che riescono a mandare anche criptovalute da un indirizzo Telegram a un altro. Esattamente, quindi c'è Sì. Adesso veramente un mondo dietro incredibile, ci sono delle cose pazzesche. anche browser come Brave, che è un browser per il computer, è nato con un wallet integrato dentro al browser. Quindi se tu navighi hai già un wallet Ethereum, ad esempio, e altcoin, e trovi moltissimi altcoin. E quindi è un E settore sono in wallet crescita. sicuri, diciamo, quelli là. Quelli là sono wallet abbastanza sicuri, non ci lascerei milioni o miliardi sopra personalmente. Perché? Perché lì le chiavi private potrebbero essere esposte in rete. Cioè se un hacker entra nel tuo computer, magari potrebbe vedere la chiave privata e rubarti i fondi. Qua, ad esempio, con questa pennetta qua è impossibile che un hacker mi venga a rubare i fondi, perché per mandare una transazione ci sono dei tasti, cioè va premuto proprio fisicamente il tasto, quindi è impossibile che mi rubino i soldi hacker o altri. Perfetto. Va bene, grazie mille Filippo. Spero di averti nuovamente sul canale per approfondire questi temi che sono sempre molto molto interessanti e come ogni giorno, come questo caso di Telegram, nasce qualcosa di nuovo. Sì, assolutamente. Grazie mille ancora, ci vediamo nel prossimo appuntamento con Filippo e Sì. mentre con tutti voi ci vediamo nel prossimo video e buon dividendo a tutti. Ciao ragazzi, ciao, grazie Domenico.